Presidente, torna l'appuntamento con Ecomob, Camera di Commercio, che anche quest'anno ha deciso di appoggiare in pieno questa iniziativa, perché si parla di ecosostenibilità, si parla di verde, si parla di ambiente. Certamente sì, diciamo che questa Camera di Commercio ha anticipato un pochino i tempi, perché questa è la quarta edizione. Noi continueremo a farlo con grande impegno, perché la sostenibilità significa allungare la vita, la sostenibilità significa qualità della vita. Finché ci impegniamo su queste cose, io sono sempre d'accordo. Sicuramente è un Expo che entra nel vivo anche della sfida che stiamo attraversando in questo momento. Si parla tanto di mobilità sostenibile anche all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed è un momento di vita vissuta dove possiamo sperimentare le nuove tecnologie, ma al tempo stesso confrontarci con questa nuova cultura di mobilità. E sarà anche, diciamo, il momento per fare il punto sulla situazione abruzzese, sui maggiori comuni abruzzesi. Non a caso il venerdì, appena dopo l'inaugurazione, ci saranno anche gli stati generali della mobilità sostenibile in Abruzzo, proprio per capire a che punto si è arrivati e quali sono le sfide e gli impegni da raccogliere in modo da ottimizzare in modo veloce questi obiettivi che lo stesso PNRR ci impone a 5 anni. Quarta edizione di Ecomob, torna questo appuntamento che ormai sta diventando un classico dell'estate nella nostra regione, perché si parla di ecosostenibilità ed è un argomento sempre molto sentito. Sì, un punto di riferimento non soltanto per la nostra regione, ma veramente siamo diventati un punto di riferimento per tutta l'Italia. Noi all'inizio pensavamo fossimo i primi del centro-sud Italia, primi ed unici invece del centro-sud Italia, ma adesso ci siamo resi conto che forse siamo gli unici con questo format in tutta Italia, quindi questo per noi è un motivo d'orgoglio e credo che lo sia anche per tutta la regione, insomma.